Ben ritrovati cari telespettatori. Allora, puntiamo l'attenzione sulle pensioni, quindi su tutti coloro che sono pensionati, non pensionandi, ma pensionati, e ricordiamo, ma questa volta entriamo anche nel dettaglio con i nostri ospiti, quanto sia importante far controllare bene al sindacato la propria posizione pensionistica, la propria pensione. Perché? Perché ci sono tantissime variabili. Lo abbiamo sempre ripetuto, anzi il sindacato Spicigel lo ripete sempre. Ma questa volta vi facciamo capire anche concretamente di cosa stiamo parlando, i famosi diritti inespressi. Allora, Massimo Cestaro, segretario Spicigel Veneto, grazie di essere qui con noi, grazie peraltro nel comitato INPS, per cui addentrissimo a queste questioni. Silvia Bresolin, segretaria Spicigel di Treviso, grazie anche a lei. Buongiorno. E Pier Giorgio Carrera, del Dipartimento Previdenza Spicigel di Venezia, grazie. Buongiorno anche a lei. Allora, periodicamente noi arriviamo a questo punto, però io come sempre dico, sembra quasi incredibile perché parlando con tante persone, tutti danno per assodato che l'INPS fa le cose giuste, cioè se sa che quella, tu sei quella persona e quel codice fiscale eccetera, quei diritti ti spettano e c'hai tutto, ma non è così, voi continuate a scoprire di tutto e di più. Sì, intanto buongiorno a tutti. Li abbiamo chiamati già da qualche anno diritti inespressi perché sono quei diritti che molto spesso il pensionato non sa di avere. Cioè bisogna chiedere. Cioè questo bisogna chiederle. In realtà diciamo, non è tanto un errato comportamento dell'INPS. No, infatti, ora, assolutamente. Per carità, in alcuni casi può anche esserci l'errore nella procedura, eccetera. Ma non è che noi diamo tutto per automatico, pensiamo che tutto ci venga dato, invece esatto. No. Invece ci sono diritti che la persona non sa di avere. Per cui appunto sono importanti trasmissioni come queste e vi ringraziamo perché è importante dire alle persone che è necessario che la loro pensione venga verificata. I casi li vedremo dopo, ma possono essere reversibilità, possono essere maggiorazioni, possono essere n casi e li vediamo dopo, rispetto ai quali la persona è convinta o pensa o non ci pensa di averlo quel diritto e in molti casi diciamo la conclusione positiva dell'iniziativa che viene fatta come sindacato porta nelle tasche del pensionato cifre a volte ragguardevoli. Perché in moltissimi casi diciamo, c'è l'azione che può fare il sindacato che recupera retroattivamente fino a 5 anni di quel determinato trattamento economico che non è stato corrisposto e quindi diciamo, c'è un recupero importante dal punto di vista diciamo, del pregresso ma anche il consolidamento di un trattamento economico pensionistico maggiore rispetto a quello precedente. Allora sono importanti trasmissioni come queste perché stiamo parlando di situazioni, di casi in cui le persone non sanno di avere quel diritto e quindi noi stiamo dicendo in tutti i modi possibili e immaginabili, guardate, controllatevi la vostra pensione perché possono esserci situazioni nelle quali vi spettano dei trattamenti economici che non pensavate minimamente di avere. Tra l'altro, vedendo quella vostra slide, diritti e prestazioni che possono sorgere, questa è la cosa anche rilevante, in un momento successivo alla liquidazione della pensione, certo. Per cui magari una persona che ci sta seguendo da poco è andato in pensione, è passato un annetto o due, qualcosa è cambiato nella sua situazione, pensa che comunque quello gli spetti, invece no, può subentrare un qualcosa di diverso, vero? Esatto, quindi insomma sono n casi. Prima, dopo e durante. Sì, 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 sono n casi in cui tra l'altro adesso insomma succede qualche volta che i casi siano complicatissimi, nel
chiacchieravamo prima, pensiamo alle reversibilità, ecco, diciamo lì servirebbe anche una normativa INPS un po' più chiara su questo aspetto, perché diciamo non c'è più la famiglia di qualche anno fa, ci sono le famiglie, e quindi capita che ci sono delle reversibilità, che possa andare la prima moglie, la seconda moglie o il primo marito, secondo, quindi insomma un po' di cose complicate da questo punto di vista. E poi la cosa che stiamo dicendo a tutti, siccome l'INPS sta sempre più diciamo informatizzando anche il rapporto con i pensionati, quindi riducendo il rapporto con la persona, ma attraverso le applicazioni e via dicendo, anche qua è un punto di attenzione, cioè va benissimo che l'INPS sviluppi anche diciamo le proprie piattaforme tecnologiche, però stiamo parlando di pensionati, in molti casi pensionati molto su di età, e quindi anche qua diciamo non sempre hanno la capacità di gestirsi un rapporto informatico con l'INPS, quindi a maggior ragione è bene che le persone vengano nelle nostre sedi. Ma ripeto, sarà interessante vedere i casi. Infatti adesso... perché sono emblematici, e non stiamo parlando di pochi casi, ecco. E tenendo conto che sono persone che si sono rivolti al sindacato di pensionati, alle nostre sedi, e per i quali poi la cosa è stata affrontata e risolta, ma ci chiediamo quanti ce ne siano in giro che per ragioni decidono di non, o pensano che non sia il caso insomma di fare approfondimenti, e ci rimettono dei ripeto soldi. Non stiamo parlando di errori dell'INPS, no infatti. Che da qualche parte possono anche succedere insomma, però stiamo parlando di una cosa diversa, e cioè stiamo parlando di un diritto che tu hai ma che non sai di avere. Diritti inespressi. E quindi appunto abbiamo chiamato diritti inespressi, e che ti vengono riconosciuti nel momento in cui, solo nel momento in cui li chiedi. Certo, infatti questo è fondamentale. Allora, tra le cose che si possono recuperare, qua vediamo la slide anche, ci dice l'integrazione al trattamento minimo, per cui magari alcuni hanno diritto al trattamento minimo, ma c'è anche un'integrazione che può essere possibile. Poi la maggiorazione sociale della pensione e l'incremento, l'importo aggiuntivo dell'assegno pensionistico, la quattordicesima mensilità e l'assegno al nucleo familiare. Questi sono poi i grandi colossi, chiamiamoli così, che si possono recuperare, giusto? Sì, esatto. Perfetto. Allora guardate bene, memorizzate queste cose, fateci una foto col cellulare sopra, così dopo andando nelle sedi, per esempio dalla segretaria Bresolin, quindi... cosa può, a Treviso, ma potrebbe essere in qualsiasi altra location della nostra regione o a livello anche nazionale, perché voi agite a questo punto anche a livello nazionale, quindi chi ci segue anche da altre parti. Vediamo di affrontare tutte queste situazioni. Avete presentato dei casi, riconoscimento maggiorazione sociale su invalidità civile. Prego. Buongiorno a tutti. Allora, questo caso è il caso di una signora che pensionata in quanto aveva un problema di salute, quindi con una pensione di invalidità civile, percepiva già da tanti anni questa prestazione, ma a un certo punto scopriamo che cosa? Che la signora poteva aver diritto anche a una maggiorazione, quello che noi chiamiamo maggiorazione sociale. Questa maggiorazione sociale viene assegnata alla persona che è invalida, ovviamente non superando un determinato limite di reddito. Che... Allora, la situazione che lei sta descrivendo, è, se voi guardate, è in alto a sinistra. Perfetto. Quello è il caso. Perfetto. Sì, e allora, questa signora era titolare di questa, lo vediamo lì nella slide, di un assegno di 454 euro, e ad un certo punto, nel 2020, la signora poteva aver diritto a una maggiorazione, che non ha mai chiesto perché. Perché pensava di non averne diritto, perché non sapeva qual era il limite di reddito da non superare per aver diritto a questa maggiorazione, e quindi noi, dopo che la signora è venuta a chiederci informazioni per altre cose, tra l'altro, verificando il suo importo di pensione, abbiamo visto che la signora stessa poteva aver diritto a questa maggiorazione. Quindi abbiamo fatto una domanda, abbiamo presentato una cosiddetta ricostituzione della sua pensione, abbiamo dichiarato tutti i redditi per gli anni
indietro e siamo riusciti a far ottenere alla signora un importo di pensione non più di 400, diciamo nel 2023 499 euro, ma di 696 euro. Quindi la differenza... 196,91 euro al mese in più ogni mese. Esattamente, ogni mese. E non di meno è riuscita anche la signora a recuperare 6.700 euro di arretrati. Quindi le sono arrivati in blocco questi esattamente, soldi. Esattamente, tra l'altro la maggiorazione sociale è una maggiorazione, lo dice stesso, che è sociale, quindi non è tassabile, quindi non viene neanche applicato l'IRPEF, quindi quei soldi che vediamo lì scritti sono stati percepiti al netto della signora, portata in tasca 6.700 euro più 196 euro al mese per tutti i mesi, per tutto il periodo della sua vita futura, il che secondo me insomma non è così indifferente. Assolutamente. La signora tra l'altro titolare di una pensione di invalidità civile, vuol dire che ha un problema di salute non indifferente chiaramente, e questo è riuscita a portare un aiuto concreto a questa famiglia, non solo alla signora ma anche a tutta la sua famiglia. Certo, quindi questo è un esempio eclatante di cosa siete riusciti a fare. È uno degli esempi, dei tanti esempi, perché tanti, ce ne sono veramente ce ne sono tantissimi, tanti. Infatti, tanto vediamo, sì. Così, però facendo questi casi le persone si rendono conto, ma si rendono conto anche di un'altra cosa, che a volte andando in pensione magari con un po' prima per varie ragioni, anche quei 30 euro in meno moltiplicati per n mesi che poi arrivano a 200 e rotti eccetera, quando incomincia ad avere un problema di salute, vero Carrera? Possono pesare sul corrispettivo totale. Assolutamente. Voi dite sempre: fate bene i calcoli e valutate bene in proiezione, non nel momento in cui andate in pensione che siete belli freschi. Certo. Cioè, freschi, sì. Sì. Rispetto a chi raggiunge i 100 e passa. Certo, ma bisogna frequentemente fare delle valutazioni perché cambiano le condizioni, aumentano gli anni, sì. E molti di questi aspetti sono legati all'età, quindi passando da 65 anni a 70 anni c'è una condizione diversa, oppure l'invalidità, se è inferiore a una certa quota ha un effetto, se è superiore, se è al 100% ha un altro effetto, certo. Quindi bisogna monitorare giorno per giorno la situazione. Caso secondo, riconoscimento maggiorazione sociale su assegno sociale, ci spieghi la situazione, e nella slide è in alto a sinistra quella è la situazione, sì. Prego. Sì, ecco, qui è sempre maggiorazione sociale come abbiamo visto nel caso precedente, però è riferita a un assegno sociale. La signora è una signora sola, separata, percepisce dal marito un assegno di mantenimento di circa 250 euro e aveva un assegno sociale di 280 euro nel 17, è venuta da noi nel 22, abbiamo fatto una verifica e abbiamo detto: signora, ma doveva venire anche prima, perché lei spetta sicuramente con quel reddito che ha la maggiorazione sociale, e infatti abbiamo fatto la ricostituzione all'INPS dichiarando i redditi, quindi anche l'assegno di mantenimento del marito, però pur con quello non superava il limite di reddito e quindi ha avuto diritto a circa 190 euro al mese per 5 anni, perché in questo caso si può chiedere i arretrati non prescritti, quindi 5 anni. Quindi ha portato a casa una bella cifra. Lei che aveva prima una pensione nel 2022, quando all'INPS ha pagato, di 295 euro praticamente, è andata a 484 euro. Va detto che essendo maggiorazione sociale non sono neanche tassati, quindi sono praticamente al netto, e ha avuto di arretrati per i 5 anni precedenti 10.890 euro. Quindi le sono entrati subito 10.890 euro. Certo, quindi... e ogni mese e ogni 190, mese... quasi 200 euro in più. E quindi mese. Se lei non avesse fatto niente avrebbe preso, avrebbe soltanto... preso 294 euro. E invece così quasi il doppio. Quasi il doppio più con tutti gli arretrati per i 5 anni, quindi che non è poca la signora cosa. Passa spesso a trovarci naturalmente con cioccolatini per ringraziarmi che li ha investiti in cioccolata. Volevo chiedere la maggiorazione sociale, noi ne abbiamo già parlato in passato e ce l'hanno chiesta prima di andare in pubblicità, che cos'è? È una prestazione assistenziale che viene data proprio su redditi
propri o nel caso in cui ci sia il coniuge, che sono al di sotto di certi livelli. Bisogna chiederla. Di reddito. E bisogna assolutamente chiederla. È fondamentale. E si può, quando si chiede, come nel caso della signora, si possono chiedere anche gli arretrati, perché il diritto era scattato ben prima di 5 anni prima, però ha percepito solo i 5 anni, perché sennò si prescrive, quindi anche qua si prescrive prima, dopo quanto? Dopo 5 anni. Attenzione. Quindi prima si fa controllare la pensione, meglio è, perché altrimenti si perdono dei periodi che vanno poi prescritti. Attenzione, 5 anni si perdono, avete visto che sono soldi anche con cifre basse. Si può anche fare una comunicazione all'istituto relativa al caso che interrompe la decorrenza dei termini. Ecco, bravissimo, quindi c'è l'interruzione, perché la prescrizione si può interrompere, però bisogna fare un'istanza, una domanda precisa. Certo. Quindi andate al sindacato, controllate bene, il sindacato vi supporta, lo SPCGL anche nel fare questa domanda, questa interruzione, almeno bloccate il tutto per poi ottenere la cifra che vi spetta, insomma quando parliamo di migliaia di euro non è poca cosa. Andiamo in pubblicità, sempre qualche secondo, canale 19 vi aspetto perché abbiamo tanti altri casi interessanti, insomma seguiteli perché non si sa mai che qualcuno di voi possa venire in un'illuminazione che magari rientra in qualcuno di questi o potrebbe rientrare. Tra poco.